Allora, anche lei si avvicini però, vado, vado, ecco. Allora, iniziamo dalla cappella, prego. Cominciamo da San Tommaso. Spererei di sì. No, no, sì, sicuro. Come no? Abbiamo scelto le tematiche del sacro e del profano, le abbiamo abbinate insieme, abbiamo fatto una selezione di quadri più rappresentativi di Viterbo, quasi tutti oli su tela, anche qualche affresco, presi naturalmente gli affreschi spray, sono 38 circa, un Bartolomeo Cavarozzi che è distanziale naturalmente, però è un capolavoro assoluto, se non chiesero qualche anno fa anche la sovrintendenza quando hanno fatto una mostra che era un pittore di altissimo livello che è stato anche in Spagna, valore anche questo di qualche milione di euro, del 1622, e è un pittore di Manresa che ha fatto fortuna all'estero, in Spagna soprattutto. Qui abbiamo selezionato un novero di artisti e opere dal 1450 circa fino al 1780, cercando di riassumere un po' tutta quella che è la produzione di Viterbo o la produzione a Viterbo di artisti anche non di artisti. Ma perché non ci sì. Magari qui va bene? Alzo anche la voce. Se lei si avvicinasse, onorevole, forse. No, va bene, vabbè. Ricominciamo, no. Allora, abbiamo fatto una selezione di opere di tematica sacra e di tematica profana. Sono 23 capolavori reinstallati, prodotti a Viterbo, per Viterbo, cercando un po' di conservare quelli che erano le loro collocazioni originali, come nel caso del Bartolomeo Cavarozzi che ho qui dietro, oppure di valorizzare quelli che erano i grandi capolavori prodotti a Viterbo nel Museo Civico, che per quanto possiamo sapere si trova in una posizione piuttosto stipata, e quindi in questo modo l'abbiamo assolutamente valorizzati. L'abbiamo assolutamente valorizzati. Questa è una cappella nata naturalmente per il sacro, che contiene opere d'arte sacra e contiene tre capolavori straordinari. Quindi abbiamo Bartolomeo Cavarozzi, appunto, abbiamo Salvator Rosa e abbiamo un pittore del Settecento molto attivo anche in provincia, che è Marco Benefial, e un'opera peraltro che è sacra ma che è collegata con il profano, inteso nel senso che Santa Maria Egiziaca prima era una prostituta, e quindi naturalmente in questo senso questa opera è installata nella chiesa del Buon Pastore, dove erano collocate le 14 virtù spreca, e quindi anche le virtù spreca hanno questa caratteristica, che sono sia sacre sia profane. Quindi la commistione fra sacro e profano è molto più utilizzata nella storia dell'arte universale, sia diciamo a Roma piuttosto che a Venezia, ma anche a Viterbo. E quindi la scelta di fare questa mostra proprio incentrandola sul sacro profano è una scelta piuttosto felice, perché dà l'opportunità a chi non conosce Viterbo, essendo anche di Viterbo, ma chi viene fuori, di creare appunto un pretesto per poter rivalutarla, rivalorizzarla, rivederla, riapprezzarla nelle loro collocazioni naturali nella maggior parte dei casi, oppure vederle ben installate con delle modernissime appunto luci LED. Va bene? Può bastare? Andiamo a vedere un po' di profano, eh? Andiamo a vedere un po' di profano. 38 circa, un Bartolomeo Cavarozzi che è distanziale naturalmente, però è un capolavoro assoluto, se non chiesero qualche anno fa anche la sovrintendenza quando hanno fatto una mostra che era un pittore di altissimo livello che è stato anche in Spagna, valore anche questo sempre qualche milione di euro, del 1622, e è un pittore di Manresa che ha fatto fortuna all'estero, in Spagna soprattutto. Qui abbiamo selezionato
un overo di artisti e opere dal 1450 circa fino al 1780, cercando di riassumere un po' tutta quella che è la produzione di Viterbo la produzione a Viterbo di artisti anche non viterbesi. Ma perché non ci metti un mezzo? Sì. Magari qui va bene, alzo anche la voce. Se lei si avvicinasse, onorevole, forse va bene. Ricominciamo. No, allora abbiamo fatto una selezione di opere di tematica sacra e di tematica profana. Sono 23 capolavori reinstallati, prodotti a Viterbo per Viterbo, cercando un po' di conservare quelle che erano le loro collocazioni originali, come nel caso del Bartolomeo Cavarossi che ho qui dietro, oppure di valorizzare quelli che erano i grandi capolavori prodotti a Viterbo nel Museo Civico, che per quanto possiamo sapere si trova in una posizione piuttosto stipata, e quindi in questo modo l'abbiamo assolutamente valorizzati. L'abbiamo assolutamente valorizzati. Questa è una cappella nata naturalmente per il sacro, che contiene opere d'arte sacra e contiene tre capolavori straordinari. Quindi abbiamo Bartolomeo Cavarozzi, appunto, abbiamo Salvator Rosa e abbiamo un pittore del Settecento molto attivo anche in provincia, che è Marco Benefial, un'opera peraltro che è sacra ma che è collegata con il profano, inteso nel senso che Santa Maria Egiziaca prima era una prostituta, e quindi naturalmente in questo senso questa opera è installata nella chiesa del Buon Pastore, dove erano collocate le 14 virtù spreca, e quindi anche le virtù spreca hanno questa caratteristica, che sono sia sacre sia profane. Quindi la commistione fra sacro e profano è molto più utilizzata nella storia dell'arte universale, sia a Roma piuttosto che a Venezia, ma anche a Viterbo. E quindi la scelta di fare questa mostra proprio incentrandola sul sacro e profano è una scelta piuttosto felice, perché dà l'opportunità a chi non conosce Viterbo, essendo anche di Viterbo, ma chi viene fuori, di creare appunto un pretesto per poter rivalutarla, rivalorizzarla, rivederla, riapprezzarla nelle loro collocazioni naturali nella maggior parte dei casi, oppure vederle ben installate con delle modernissime appunto luci LED. Va bene? Può bastare? Andiamo a vedere un po' di profano, eh? Andiamo a vedere un po' di profano. Allora, qui siamo nell'ala profana, diciamo. Come per il sacro abbiamo selezionato una serie di capolavori cercando di improntare e valorizzare quello che è proprio il vissuto, no? Perché questi capolavori sono stati prodotti in un periodo storico ben preciso, ma rispecchiano anche un'emotività, rispecchiano anche un pensiero, no? Se vogliamo. Quindi questo nel reparto profano noi abbiamo scelto come emblematici proprio di Viterbo due straordinari capolavori che rappresentano il profano. Di profano, a dire la verità, Viterbo non è che ci sia tantissimo. C'è questo grandissimo capolavoro alla mia destra di Giovanni Francesco Romanelli, che è un pittore allievo di Pietro La Cortona, un pittore classicista, anche allievo di Domenichino, che ha lavorato moltissimo al Louvre per gli appartamenti di Anna d'Austria, un protetto del cardinale Mazzarino, e che la cosa interessantissima di questo dipinto alla mia destra fu acquistato nel 1958 su segnalazione di Italo Faldi in un mercato antiquario di Roma. Poi qualche anno dopo ci hanno fatto diversi studi, insomma diversi studiosi, e si è divenuti a scoprire che questo qui è una di diverse repliche che ha fatto lo stesso artista, cioè Giovanni Francesco Romanelli, di cui questa opera qui, in questa opera ve la faccio vedere ancora meglio qua, in particolare in questi punti si trovano una serie di velature. Che cosa sono le velature? Sono in pratica delle aggiunte, delle addende, delle censure, se vogliamo, anzi sono sicuramente delle censure. Vedete qui, si vede in controluce, no? Si vede benissimo. Queste qui sono tutte una serie di velature, quindi di sovrapposizione di colori, di campiture pittoriche,
e questo dipinto identico anche nel formato con più o meno la stessa datazione sia all'Ermitage a San Pietroburgo, identico solamente con la Onfale, perché era presente a Ercole e Onfale in un momento subito dopo, no, all'amplesso amoroso, probabilmente o anche prima dell'amplesso amoroso. La Onfale era molto più discinta nella versione dell'Ermitage, la versione russa, quindi aveva. E infatti dalle radiografie, ma anche lo stesso laboratorio centrale, laboratorio provinciale di restauro, l'aveva tolte queste velature. Poi, diciamo, nell'indecisione l'hanno rimesse loro. Questo nel 2004, mi pare, è avvenuto. Però considerate che questa qui è come se fosse una sorta di maglia vestita, maglia snuda. Noi abbiamo la parte vestita, però in realtà l'originale è identico e assolutamente a questo qua. Quindi c'è questa leggerissima variante che andrebbe, a mio avviso, tolta. Un po' troppo, sì. Questa qui invece è un altro capolavoro. Di che stava nella stanza del sindaco. Questa stava nella stanza del sindaco, ma il sindaco sa benissimo che ce n'ha un altro di corvi, perché l'expertise l'ho fatta io, e è la Santa Francesca romana con l'angelo. Allora, questo qui è un Domenico Corvi, pittore straordinario dell'Accademia di San Luca, quindi romano, anzi viterbese, poi impiantato a Roma, attivo un po' in tutta Italia, anche all'estero anche lui. Molti quadri di Corvi sono stati studiati soltanto recentemente. Considerate che una mostra che hanno fatto di Corvi l'hanno fatta, se non ricordo male, nel 98. Potrei dirvi una stupidaggine, comunque intorno al 98, proprio qui a Viterbo, alla Rocca Albornoz, e fu proprio in quell'occasione una mostra fatta dalla sovrintendenza, dove i curatori sono i maggiori studiosi di Domenico Corvi, cioè Anna Lo Bianco e Walter Curzi, entrambi della sovrintendenza del Polo Museale Romano. E in questa occasione, insomma, c'è stato tutto un ristudio di questo artista assolutamente straordinario. Questa è un'opera della produzione tardissima dell'artista, quindi si va a collocare tra gli anni 70 e gli anni 90, diciamo così, con un buon margine di oscillazione di cronologica. È un'opera straordinaria, esistono di quest'opera qua, un'opera anche questa, valgono diversi soldini, per i detrattori che queste opere valgono poco, non valgono un sacco di soldi invece. La cosa interessantissima è che esistono diversi disegni preparatori con qualche variante. Vi faccio un po' più il tecnico. Siccome questo qui è il sacrificio di Polissena, cioè è la donna, Polissena è stata già uccisa naturalmente, infatti è già spirata. La cosa interessante è che nel disegno preparatorio di Domenico Corvi c'era qualche variante nella parte alta, cioè, ovvero Achille, che l'aveva tanto amata e non era stato ricambiato da Polissena, viene ritratto a modo di fantasma. Poi una soluzione probabilmente abbandonata in fase di stesura definitiva. Però la cosa interessante è che c'è la tomba di Achille qua, e è tutta improntata su un altro grande capolavoro di Pietro da Cortona, quindi di un secolo prima, conservato nella collezione Sacchetti, che è appunto, che ritrae lo stesso soggetto. Qualche altro dettaglio: quest'opera è stata restaurata da pochissimo tempo, anzi diciamo che è pervenuta in museo, anche questa da collezioni private, e la cosa interessante è che è stata da pochissimo restaurata, quindi è completamente visibile e godibile, come anche le altre. Anche le altre opere sono restaurate da poco, non sono molti anni che le hanno restaurate. Potete divertirvi. Se avete qualche domanda, io sono qui a disposizione. Per essere godute proprio da questa attesa. Vi aggiungo giusto un dettaglio. Sono virtù che sono state montate su telai, quindi sono affreschi, non sono degli strappi, sono degli stacchi a massello. Cioè vuol dire praticamente sono state staccate per intero con un bel pezzo di intonaco, quindi intonaco, intonacino, disegno preparatorio eccetera, e montato in un telaio, esattamente come le vediamo, anche con questi agganci sotto, proprio per essere appese per una destinazione di un'abitazione probabilmente privata in qualche villa lussuosa all'estero. Un altro dettaglio vi dico, perché me l'ha suggerito Serinanti, doveva essere presente, poi il professor Pericolo è stato da qua e non ci siamo ancora, non c'è stato ancora modo di salutarci. Sì, grazie, troppo carino. Ma lui insieme con Simonetta, insieme con Fabiano, sono loro i talenti per questa
per questa operazione di recupero straordinaria. No, vi volevo dire un dettaglio interessante che mi ha suggerito Claudio Strinati, che probabilmente interesserà anche a voi. Pittore fine quattrocentesco, di ambito toscano, quindi che perlomeno insomma riprende la cultura toscana, quindi questo è interessante. Se voi vedrete nel catalogo, peraltro molto ben fatto, quindi ringrazio anche Ginevra Bentivoglio, insomma, che ha fatto un lavoro straordinario anche nella velocità, grazie Ginevra, perché abbiamo messo tutto insieme con una velocità estrema, però spero che piaccia, insomma, che apprezziate. La cosa interessante è che appunto questi affreschi non hanno, ve lo dico proprio a livello tecnico per chi non conosce la tecnica, essendo affreschi e non essendo oggi su tela, non hanno la lucentezza, la freschezza di un olio su tela, appunto, quindi anche la rifrazione con le luci sempre fredde. Queste sono tutte luci LED, sì, esattamente, da un effetto opaco, però non come andare. Grazie. Sì. Secondo te potranno essere restaurati o è questa la... No, guarda, i dipinti tutto sommato non stanno in cattivo stato conservativo. C'è questo qui che probabilmente ha maggiormente sofferto, sì, questo che viene tradizionalmente attribuito a Santa Rosa è quello che ha maggiormente sofferto e molto c'è nella mano di restauro, ma anche questa virtù qua, la terza nell'apporto, l'autorità. Questa qui è stata probabilmente rifatta in un periodo successivo, cioè non è della stessa mano degli altri affreschi. E anche qui potrebbe essere un intervento di restauro subito successivo, perché magari c'erano state, non so, magari infiltrazioni d'acqua, per esempio, dico per dire, oppure addirittura mi sembrerebbe un pittore cinquecentesco. Alle mani sembrano quasi tutte riconducibili a un unico pittore, quindi anche se magari ho trovato una serie di collaboratori. Perché molto lavoravano anche in stencil, capite? Cioè quando devono fare queste intagliature. Soprattutto le decorazioni, le cose, sì, esterne. Potete anche notare un'altra cosa, un altro dettaglio che io ho notato dal vivo, ma qui mi aiuterà probabilmente anche Enzo Bentivoglio. Anche le cornici hanno un spessore e dimensioni diverse. Questa è la ricostruzione più o meno originale, no? Come doveva essere l'allestimento originale del Palazzo Spreca. E mi pare giusto, Enzo, non è possibile entrare al Palazzo Spreca, vero? Ancora. Dov'è? Ok, no, ho fatto una gaffa, ok, perfetto, no, vabbè. Cancelliamo. Con la forza, vabbè, certamente, però ecco, da quello che ho visto, dalla foto che cortesemente Fabiano Puchicchio ci ha messo a disposizione, si vedono proprio gli strappi dell'intonaco e quindi è un muro praticamente completamente scrostato di un bel pezzo. Come venivano fatti gli stacchi a massello. La datazione di grosso modo? Fine 400, intorno agli anni 70-80, più o meno. È una modalità molto arcaica, se vogliamo, però anche quello lì è fine 400, però naturalmente, c'è questo dell'asine, parlo, è una tipologia che è un po' che abbiamo prima, Vitturicchio, tutti i pittori di Tiberio Assisi, Perugino, tutta la scuola del Perugino realizzava questi tipi di dipinti fatti in questo modo, con Cristo seduto in trono su una mandorla tra due anni e scorrendo. È una tipologia che andava molto di moda quegli anni, poi è stata portata per tantissimi anni fino a fine 400 e anche oltre. Se avete altre domande, se no io... Perché è probabile, sì, la famosa Santa Rosa, sì, che poi in realtà a me mi sembra moltissimo, io l'ho visto anche a distanza molto ravvicinata, e l'opera è molto molto compromessa e probabilmente molto ci hanno messo le mani anche i restauratori. Io non so quanto ci sia, Simonetta, mi aiuti pure te? Sì, ho riconosciuto, diciamo, anche dall'immagine del catalogo dei volti, no? Esatto. Che tutte quante sono quattrocentesche. Questa qua, la Toridas, sembra che ci sia stato un intervento, un ritocco cinquecentesco. Ah, perfetto. E questo invece è ancora successivo, probabilmente perché poi il palazzo è diventato anche il convento in qualche modo. Esattamente. Allegato. E quindi questa suora, non si sa che è, ma sicuramente è successivo al 500, secondo me
può coincidere con l'inizio del 600, quando ma il motivo perché non è seduta? Perché è fatta nel 600, cioè, ma è possibile che sotto ci sia una virtù precedente? Sotto poteva esserci senz'altro, perché qua non c'è quasi logica, questo, perché l'esterno sembra simile, sì, quindi probabilmente lo hanno coperto e messo un'impresa dalla brocca Santa Rosa, è l'unica cosa che collega la santa è la brocca. Sì, andrebbero fatte delle indagini. Non è la brocca, è un turibolo. Sì, è un turibolo, sì. È un turibolo. Ah, addirittura, da Santa Rosa, vedete, l'ha messo troppe alte, mi sto accecata. Ah, quindi perché Santa Rosa, da cosa si deduce? No, non si deduce. Ok, l'abbiamo affibbiata. Abbiamo appiccicato Santa Rosa.